quando prendiamo la patente impariamo a condurre un'auto, a muoverla, a parcheggiarla e a interpretare i segnali stradali, ma saper guidare davvero, beh, è tutta un'altra storia. Oggi proviamo a dimostrarlo raccontandovi come funziona il corso di guida sicura dell'ACI, il corso che vi insegna non solo a muovere un mezzo, ma anche a governarlo in maniera molto più consapevole e quindi molto più sicura. La nostra cavia? Beh, il nostro ingegnere, eccolo qui, e allora andiamo a capire come dovrebbe essere la patente. Dal 2010 a oggi il numero degli incidenti in Italia non è più diminuito, si è come calmierato. Sapete perché? Cos'è arrivato nel 2010 più o meno? Beh, il male dei nostri tempi, come lo chiamo io, lo smartphone che crea tantissime distrazioni alla guida. Pensate che 3 secondi, nulla, di distrazione a 130 km orari equivalgono a viaggiare praticamente bendati per 120 metri. Pensate quindi se magari dopo aver guardato una notifica di WhatsApp alzo lo sguardo e mi trovo delle auto incolonnate davanti, devo frenare? Beh, avrò già 120 metri di ritardo sul mio completo arresto. È per questo e per tanti altri motivi che occorre sensibilizzarsi sull'importanza della guida sicura e consapevole, ed è per questo che il corso non può che partire da una bella lezione teorica. L'istruttore qui spiega tanti concetti che a prima vista possono sembrare banali, ma che in realtà l'assoluta maggior parte degli automobilisti conosce solo superficialmente. Sapere quali siano le differenze tra un sovrasterzo e un sottosterzo, oppure capire perché l'ABS non è importante solo per ridurre gli spazi di frenatura, ma anche per continuare a garantire direzionalità, è fondamentale, per esempio, per aumentare la propria consapevolezza alla guida. Conoscere oggi per saper agire domani, in maniera pronta e corretta, in situazioni di emergenza. Per questo si passa rapidamente dalla teoria alla pratica. La prima cosa da fare, ancor prima di mettersi alla guida, correggere la posizione di guida. Tantissimi ancora sono seduti in auto in maniera sbagliata e le conseguenze possono essere anche molto serie in caso, per esempio, di incidente o nel caso in cui dobbiamo andare a correggere la traiettoria dell'auto durante una manovra di emergenza. Come si fa a sedersi in maniera corretta? Intanto si regola l'altezza del sedile. Idealmente devo avere lo sguardo a metà del parabrezza in modo da avere il campo visivo migliore possibile. Lo sguardo deve andare il più lontano possibile. E poi c'è la distanza dai pedali. Le gambe devono essere piegate anche quando vado a frizione completamente abbassata. Questo perché in caso di incidente, se le avessi completamente dritte e tese, rischierei di farmi molto male, soprattutto al bacino. E poi perché soltanto se avrò la gamba piegata riuscirò a imprimere tutta la forza che ho nel piede destro durante una frenata di emergenza. Se ce l'ho già tutta tesa, ha voglia mettere 80 kg di peso sul freno solo di caviglia. Neanche Lewis Hamilton ci riuscirebbe. Schienale, l'ideale sarebbe averlo a 90 gradi. Diventa però un po' scomodo, quindi qualche grado in più dai, ve lo concediamo. Si può andare anche verso i 100 gradi. A questo punto decido come regolare il volante. Spalle belle adesa allo schienale, con il polso devo andare a lambire la parte superiore della corona. A questo punto so di aver assunto l'ergonomia corretta e sicura per guidare al meglio. Ultime due cose importantissime: cintura di sicurezza e regolazione degli specchi. Siamo pronti a partire. Prima cosa che non vi insegnano alla patente, ma qui sì, la gestione del sottosterzo, cioè quando l'auto gira meno di quanto vorremmo e quindi tendiamo ad andare larghi, si dice un po' così in gergo. Allora si usa questa piazzola circolare. Inizialmente all'ingegnere viene chiesto di girare sull'asfalto con lo stesso angolo volante. A un certo punto improvvisamente dovrà aumentare in maniera sensibile la velocità. Vedrete l'auto che tende ad allargare la sua traiettoria a causa della forza centrifuga. Subito dopo si va sulla resina bianca che una volta bagnata sviluppa un coefficiente d'attrito bassissimo, molto vicino allo zero. È un po' come guidare sul ghiaccio, sulle uova. Ecco, qui per sperimentare e vivere cosa sia davvero il sottosterzo, all'improvviso, a parità di velocità e di angolo volante, l'istruttore dirà di andare in errore, cioè di sterzare tutto il volante più che si può.
A quel punto la sua Mercedes andrà in sottosterzo, sentiremo le ruote che vibrano perché non hanno più aderenza e non riescono più appunto a sterzare. Cosa si fa per correggere il sottosterzo? Si diminuisce la velocità e si riallinea. Vediamo come se la cava l'ingegnere. Errore. Bravo. Perfetto, Marco. In questo esercizio si impara la modulazione di frenata o frenata regressiva. Che cosa accade? Ci si lancia giù da quella discesa dove c'è resina bagnata, quindi scarsissima aderenza. Siamo sui 40-45 orari, si deve frenare per affrontare la curva. Si frena molto forte all'inizio per ridurre il più possibile la velocità. Con gli occhi però è importante che inizi a vedere dove dovrà puntare l'auto e quindi il birillo centrale. Ricordatevi che le mani fanno quello che gli occhi vedono, quindi guardate sempre lontano. Se arriverò giù dalla discesa a una velocità ancora troppo elevata, cadrò in sottosterzo e non riuscirò a fare la curva sulla mia corsia, andrò fuori strada. Se invece andrò ad accelerare troppo presto in uscita di curva, con ancora lo sterzo molto impegnato, anche in questo caso cadrò di nuovo in sottosterzo e non riuscirò a completare l'esercizio nella mia corsia. Per farlo in maniera corretta bisogna frenare molto forte all'inizio e poi continuare a frenare anche durante la curva, in modo che carichiamo l'avantreno e diamo aderenza alle ruote che poi si devono occupare di direzionare la mia auto, cioè quelle anteriori. Un esercizio fondamentale, importantissimo per imparare a governare in maniera corretta un'automobile in situazioni di emergenza. Vai, accelera Marco, accelera, accelera, accelera. Frena forte. Centrale. Eccolo. Hai frenato con lo sterzo anziché col freno. Hai utilizzato troppo sterzo, Marco. Mi è piaciuto di più il passaggio precedente. Ovviamente bisogna imparare a modulare la frenata. Quindi prima bisogna frenare molto forte, poi alzare gradualmente il piede per iniziare ad affrontare la curva. In questo caso, vedete, ha smesso di frenare Marco, è andato inevitabilmente in sottosterzo, ha scaricato l'avantreno ed è andato largo. Adesso abbiamo studiato come controllare le perdite di aderenza sull'avantreno, sulle ruote davanti. Qui invece si impara a gestire l'alleggerimento del retrotreno, quindi una perdita di carico sulle ruote posteriori. Cosa bisogna fare in questi casi? Beh, assolutamente non frenare, perché abbiamo già alleggerito le ruote dietro. Se andiamo a frenare, carichiamo ancora più il davanti e la macchina non la riprendiamo più. Quindi vietato schiacciare il pedale del freno. Con un'auto manuale bisogna tirare giù la frizione. Oggi le abbiamo automatiche, il lavoro del nostro Inge è un po' più semplice, quindi via i piedi dai pedali e bisogna iniziare a controsterzare, cioè a portare lo sterzo in direzione opposta a quella che ha intrapreso l'auto, e subito dopo dovrò di nuovo correggere per controllare l'effetto pendolo. Un esercizio divertente quando si inizia a padroneggiarlo, ma non semplice e importantissimo per gestire in sicurezza situazioni di emergenza che possono trasformarsi in veri e propri incidenti, anche molto pericolosi. Per innescare il sovrasterzo a comando, qui si sfrutta la tecnologia e quindi questa piastra idraulica che appunto scompone il retrotreno. Velocità costante all'inizio 40-45 km orari, ai birilli bisogna alzare il pedale dall'acceleratore in modo che la macchina carichi un po' il davanti, alleggerisca il dietro e da lì poi inizia il gioco, perché non sappiamo mai da quale lato ci manderà la piastra. L'esercizio viene condotto con controlli elettronici inseriti, con l'ESP attivo.
perché questa è la condizione in cui bisogna ritrovarsi a guidare su strada. L'elettronica c'è, usiamola, facciamoci aiutare da lei. Però vedete, se non si controsterza a dovere anche con l'SP attivato, si rischia il testacoda. A quel punto cosa faccio? Se vedo che l'auto l'ho persa completamente, allora lì sì, dovrò andare sul freno con tutta la forza che ho in corpo per cercare di rallentare il mio veicolo e limitare i danni di un potenziale impatto. Anche in questo caso è ancora più importante indirizzare gli occhi laddove vogliamo indirizzare il muso della nostra auto, quindi sulla nostra strada, in sicurezza. Se non riuscite a fare questo esercizio, vedrete che portando lo sguardo laddove vogliamo andare, magicamente imparerete pian pianino a controsterzare nella maniera giusta, corretta, nei tempi richiesti. Se vi sembra che l'esercizio sia semplice perché è condotto a bassa velocità, dovete sempre considerare che abbiamo la nostra resina bagnata simile al ghiaccio, quindi una velocità di 40 orari qui diventa di 120 km orari. Provate a controllarlo voi un sovrasterzo a 120. Parti pure Marco. Togli il gas. Riallinea, riallinea. Perfetto Marco, molto bene, molto bene. In questa stazione l'ingegnere è impegnato a prendere confidenza con la frenata di emergenza con evitamento ostacolo, ostacolo che in questo caso, come vedete, non è stato evitato, un esercizio fondamentale anche per comprendere le piene potenzialità dell'ABS, quindi il sistema antibloccaggio in frenata. Le auto passano a una velocità di 50 km orari, ovviamente i piloti non sanno quale sarà il muro d'acqua che andrà a erigersi, quindi bisogna anche mettere alla prova i propri riflessi. Considerate che in media un essere umano impiega un secondo di tempo a frenare forte quando trova un ostacolo davanti a sé, e un secondo di tempo a 90 all'ora equivale a 27 metri bruciati. Quindi è importantissimo esercitarsi anche per migliorare i propri tempi di reazione. Basta poco, se reagite un decimo di secondo più in fretta risparmiate già un metro e mezzo, che può segnare la differenza tra fare o non fare un incidente. Per eseguire in maniera magistrale una frenata di emergenza occorre frenare con tutta la forza che si ha in corpo sul pedale del freno. Qui gli istruttori dicono al 1000% delle vostre possibilità. Se l'auto è automatica è più facile, giù tutto sul freno. Se è manuale, vi ricordo, freno e frizione giù tutte al massimo fino al completo arresto. Questo perché pigiando il pedale della frizione eliminate l'inerzia che si porta dietro il motore, quindi la frenata di emergenza è più efficace, è più corta, e soprattutto quando avete arrestato il veicolo non si spegnerà il motore, quindi se dovete togliervi rapidamente dalla scena di un potenziale incidente, per esempio, avete ancora il motore che vi permette di farlo. Qual è il grande vantaggio dell'ABS? Non arrivando mai al completo bloccaggio delle ruote, io posso avere ancora direzionalità sulle ruote sterzanti, sul mio avantreno. Quindi se capisco che non ci sto dentro con la mia frenata di emergenza e andrò comunque contro l'ostacolo, posso continuare a sterzare, la macchina cambierà direzione. L'importante è farlo sempre a pedale premuto, sempre in ABS. Se non avessi il sistema di antibloccaggio, non avrei più direzionalità, ruote bloccate, anche sterzando la mia auto continuerà ad andare dritto e quindi l'impatto sarebbe inevitabile.